Con l'austero rito dell'imposizione delle ceneri si è aperta la Quaresima, inizio del cammino spirituale di penitenza, pentimento e digiuno. Il Vescovo ha presieduto la Santa Messa con l'imposizione delle ceneri nella Cattedrale di Cristo Re. La Quaresima, con questo austero rito, ci richiama alla conversione. Ci richiama alla precarietà della nostra vita terrena, una precarietà che abbiamo sperimentato in questi anni di pandemia e una precarietà segnata anche da momenti difficili come quello che stiamo vivendo in questo frangente nella guerra in Ucraina. E proprio con il digiuno dedicato alla preghiera, accompagnato dalla preghiera per la pace, che si apre quest'anno la Quaresima. Ma sentiamo quanto il nostro Vescovo ha detto nella omelia della Messa in Cattedrale. Siamo così giunti all'inizio del grande cammino della Quaresima e come ogni anno lo apriamo con un gesto grande, importante, significativo, l'imposizione delle ceneri. Gesto che per noi compie la sua pienezza proprio perché addirittura è all'interno di una celebrazione dell'Eucaristia, dunque di quel mistero di morte e resurrezione dal quale scaturisce la nostra redenzione e la nostra salvezza. Come ogni anno il Vangelo ripropone a noi il cammino, l'essenza del cammino, e l'abbiamo ascoltato insieme. Il digiuno, la preghiera, la carità. Sono i tre grandi momenti che devono realmente segnare tutta la vita del discepolo, in modo particolare la vita di un cammino fatto in modo penitenziale. E devono segnarla in modo profondo. E allora rivediamoli nuovamente una volta insieme perché siano veramente quei gesti, quelle opere che siamo chiamati a compiere. Poi certo possiamo trovare mille modi, ma l'essenza rimane questa. Questo è ciò che il Vangelo chiede, questo è il modello vero, penitenziale e nel contempo vitale, che deve accompagnare e modellare il cammino di ogni discepolo del Vangelo.